La città di Augusta dovrà dire addio al suo ospedale Muscatello? È una voce molto diffusa e da qualche tempo ormai, quella secondo la quale il civico nosocomio dovrebbe essere smantellato o perlomeno dovrebbe essere riconvertito secondo le esigenze della regione siciliana di risparmiare anche sulla sanità. L'ospedale Muscatello addirittura doveva raddoppiare perché è stato costruito un nuovo padiglione che però è stato praticamente abbandonato. Abbandonato anche ai ladri, oltre che ai vandali. Tant'è vero che nottetempo i ladri all'interno del nuovo padiglione rubano tutto quello che possono rubare, compresi i fili di rame. Pensate che vanno questi fili di rame in vendita a caro prezzo. E l'ospedale Muscatello potrebbe mantenere, stando addirittura anche a quello che ha dichiarato l'assessore Gianni in una pubblica conferenza, mantenere il pronto soccorso e qualche reparto, non si sa ancora bene quale reparto, perché l'idea è quella di riconvertire il Muscatello in una sorta di senescenziario o di ospedale per lungo degenti. I cittadini di Augusta, città che come voi sapete è industrializzata, a rischio di terremoti, con una base militare imponente, potrebbe quindi essere senza ospedale. La gente di Augusta dovrebbe andare a Lentini, dove c'è un ospedale nuovissimo su una collina, o a Siracusa. E quindi addirittura qualcuno teme che potrebbe anche morire durante il tragitto. Lo diciamo come battuta questa, però è una battuta significativa, soprattutto perché non c'è ancora una reazione ferma da parte dei politici. Io voglio soltanto ricordare in chiusura che il 28 dicembre 1960 il vice sindaco di allora Saraceno mise la fascia tricolore alla cintura, allora si usava, e praticamente governò la sommossa popolare, perché allora si temeva che il porto di Augusta dovesse essere smembrato. Adesso si rischia di perdere l'ospedale e ancora tutto tace.